fermi, stanno andiamo con subito. Con i juventini, gli interisti, ah, sì, che stanno a Firenze, calma Icardi, che lei deve pensare ad andare in Champions, direttore, si concentri sulla partita. Firenze, subito via. Direttore. Sì, con la difesa 3 pura De Ligt, Bonucci, Chiellini, la manovra proprio dai 3 dietro. Juventus primo possesso, 20 secondi di gara, mezzo sinistro in centrocampo Rabiot e lui a manovrare. Si allarga però sul lato corto, c'è Cáceres, anche lui arriva all'assalto, la palla viene messa in mezzo, sorvola la testa però di Castrovilli, si resta in area di rigore ancora. Poi c'è un intervento forse con le mani di Rabiot da VAR, stanno rischio rigore per la Juve. Rabiot col braccio alto impatta la palla, vediamo se la VAR interviene, perché temo se era in area che il rischio sia concreto. Ci sarà la VAR che interverrà, vediamo. Rabiot, allora vi faccio vedere bene la moviola umana, il pallone spiove e Rabiot lo prende così, cioè testa e braccio. Non doveva tenere quel braccio alto lì, quel braccio lì era assurdo. No, ma questo è rigore, non è rigore, credo, in maniera... Guarda chiara, la sì, a meno che Rabiot abbia subito un fallo. Se lui saltando è stato sbilanciato, salta in modo molto innaturale col braccio già alto. Salta in modo innaturale col braccio già alto. Senti, c'è Vlahovic dal dischetto. Parte Vlahovic, tiro e lo scavetto. Gran gol di Vlahovic. Porta in vantaggio la Fiorentina. Scavetto di Vlahovic, non solo scavetto, ma anche a fil di palo. Penso sia una delle cose più imparabili che esistano al mondo. Battuto il calcio di questo in inizio del secondo tempo con Morata, che scatta subito in profondità a destra, posizione dubbia, comunque lui dribbla, fa girare di giustezza, ma è uno zuccherino quello che è decollato ed è sceso sul pallone lontano occhio di sinistra Morata, gol incredibile. Occhio alla posizione. Allora speriamo, ecco, per la Juve che non sia fuori gioco, ma credo di no. Poi ve lo faccio vedere bene la lavagna. Morata sulla destra scatta e poi con un gran gol, tiro d'esterno destro. Allora vediamo parte forse fuori gioco perché ha fatto un gol meraviglioso, un gol fantastico Morata, ma credo che verrà annullato. Posizione da verificare, vediamolo bene la sensazione, vedo che anche Mischi era un po' pessimista. A noi sembra fuori gioco, Fabio, ma che ne sai che non la stai vedendo, testone. Fuori gioco netto, 2 metri dite voi. Allora Morata taglia verso destra, adesso c'è la VAR che sta verificando, che sostanzialmente Morata parte su un lancio e taglia così Morata. La sensazione è che quando parte il lancio, sensazione è che Morata sia già oltre la linea. Sta di fatto fuori gioco? È un incrocio. Gol! Allora la sensazione è sbagliata, bravissimo Morata. Vamos al Alvaretto! Allora guardate che cosa succede. Quando parte Morata qui, il pallone va in questa zona, lui parte evidentemente sul filo del fuorigioco, viene raggiunto da Cáceres, dribbling a rientrare da questa posizione, un sinistro morbido, pennellato, prova Dragoschi a volare con la mano, cerca di deviarlo ma non riesce. Ah, ma l'avesse fatto togliere. Dybala, l'avresti sentito ben altro. Ancora gli esseri contro due, c'è lì a fianco, viene servito qua, ma l'arbitro dice che è finita. È finita 1-1. Ecco, vedete Iacaccia, basta la faccia di Iacaccia, ma non avete perso, prendete un dato positivo. No, ma guarda che non è meritato sto punto. Secondo me è un punto guadagnato per il primo tempo doveva finire 2-0. Come hai giocato la partita oggi? Favoloso, un'invenzione di Morata. Comunque, secondo me questo punto, considerando complessivamente guadagnato,